Buongiorno, sono Barbara Di Camillo e oggi sono qui come rappresentante del corpo docente del Master di secondo livello in Machine Learning e Big Data nella medicina di precisione e nella ricerca biomedica. Corpo docente che afferisce al Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione e all'Unità di Biostatistica, Epidemiologia e Salute Pubblica del Dipartimento di Scienze Cardiologiche e Toracico-Vascolari. Negli anni recenti questi due dipartimenti si sono fatti promotori dell'offerta formativa che sto per illustrarvi. Fin dall'epoca dei primi computer, gli scienziati hanno accarezzato l'idea che le macchine potessero autoapprendere e migliorare nel tempo la capacità di analizzare e interpretare i dati, estraendone informazione in maniera automatica. Più recentemente, con la digitalizzazione dell'informazione, grandi moli di dati sono divenute disponibili. Si parla infatti dell'era dei big data. In ambito medico e biologico, basti pensare alle biotecnologie molecolari high throughput, ai sensori indossabili, ma anche ai flussi sanitari correnti. Il progetto formativo del Master è quindi finalizzato all'apprendimento dell'utilizzo di metodologie avanzate di analisi dei dati, dal machine learning al data mining, fino al predictive analytics con applicazioni in ambito clinico e biologico. L'obiettivo è quello di rendere il fruitore consapevole e autonomo nell'utilizzo di queste tecniche, riconoscendone sia le opportunità che le criticità. Si vuole quindi favorire la capacità di interpretare criticamente i risultati, ma anche rendere possibile la stesura di pubblicazioni tecniche o scientifiche nelle quali siano adottate metodologie di machine learning. Questo master è erogato in una modalità interamente online tramite una piattaforma Moodle multimediale ed è proprio pensato, grazie a questa sua flessibilità, per professionisti che intendano conciliare la propria attività lavorativa con la necessità di qualificarsi o specializzarsi ulteriormente. Il corso è interamente organizzato in moduli. È stato realizzato un primo modulo introduttivo al linguaggio di scripting utilizzato, che è un modulo facoltativo, dedicato agli utenti con minori competenze tecniche. Il master procede poi attraverso vari moduli che introducono le diverse tecniche di machine learning e data mining, dalla regressione via via fino al deep learning, con costante riferimento ad applicazioni in medicina e biologia. Le registrazioni saranno disponibili in streaming e saranno consultabili con numero di accessi illimitato a discrezione dell'iscritto. Il materiale presentato durante le lezioni videoregistrate sarà scaricabile da Moodle in formato PDF e la pubblicazione dei PDF sarà concomitante alla pubblicazione delle lezioni frontali corrispondenti. L'interazione tra studenti e docenti, ma anche tra studenti stessi, viene garantita attraverso il forum online e attraverso la comunicazione con i docenti dei diversi moduli e altro personale dedicato, sempre contattabili via email. Il periodo di lezione va indicativamente da ottobre a maggio e ogni settimana di lezione si conclude con l'assegnazione di un homework che va consegnato in un tempo concordato, indicativamente di 15 giorni. Un'altra componente essenziale per il conseguimento del titolo è la realizzazione di un project work, che è equiparabile a un progetto di ricerca e che viene svolto tra giugno e agosto, sempre condotto a distanza. Con queste poche informazioni spero di essere riuscita ad accendere la vostra curiosità e chiaramente siamo a disposizione per tutti i chiarimenti necessari a farvi fare una scelta formativa informata. Arrivederci.